Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questo nuovo live per il canale Corso Videoludica, aka Corti Videogiochi sul canale Viola, ancora una volta con Aritim e benvenuti e ritrovati ragazzi a un nuovo video live reaction, a un nuovo showcase estivo, questa volta dedicato ai THQ Showcase 2023, nuovo evento che si ripropone di nuovo quest'anno dopo quello che è stato il successo dell'anno passato, che tra l'altro ho assistito anche io, e potete tra l'altro ritrovare, se siete interessati, potete ritrovare quello stesso evento showcase, che ormai vabbè è vecchio quasi di un anno, in realtà ha ben poca importanza a questo punto, ma come al solito li potete tranquillamente recuperare sul nostro canale YouTube, ovviamente Corso Videoludica. Vi ricordo inoltre ragazzi che le nostre live, vi ricordo subito, questa live ragazzi per ora l'avrete per 2 mesi, come tutti i nostri video live li potete avere sul nostro canale Twitch ufficiale di streaming, ma vengono subito ricaricate sul nostro canale YouTube. Molti di questi vengono messi in video premiere e vedranno la luce molto avanti nel tempo. Ma alcuni, come questo evento, per esempio, gli eventi che siano unboxing, live unboxing, live reaction, live analisi, ragazzi, sono tutte cose da pubblicare praticamente istantaneamente. Quindi, finita la live, domani mi premurrò ripubblicarlo quanto prima sul nostro canale YouTube. Molto probabilmente vedrà la luce ufficialmente sempre in premiere, ma rispetto a tutti gli altri, probabilmente martedì prossimo, ragazzi, anche perché domani che è sabato ci sarà già un altro video bello pronto, ovviamente, non ho tempo di precaricare questo e pubblicarlo subito di sabato, piuttosto aspetto direttamente martedì. Allora ragazzi, lo showcase per quest'anno dedicato a HQ, ci saranno presentazioni interessanti, tra cui ad esempio Alone in the Dark, già presentato antecedentemente tra l'altro in un evento specifico che è stato il THQ Spotlight dedicato interamente al gioco Alone in the Dark, di cui ho già trattato lo stesso video che, come al solito, ancora una volta vi ricordo, lo trovate sul nostro canale YouTube di qualche mese fa, tra l'altro, e quello ancora è fresco da poter essere rivisto. Sicuramente questa sera ci saranno ulteriori approfondimenti e sono curioso di vedere di che cosa tratterà di più. Hanno detto che dovrebbe esserci anche un pre-showcase, che l'evento effettivo inizierà alle 21, ragazzi. Io ho deciso di iniziare adesso la live proprio perché avevo sentito che ci sarebbe stato uno showcase. Qui c'è starting soon, ma non vedo un countdown che dice tra 30 minuti, che lo show effettivo inizia a 30 minuti. Quindi mi auguro sinceramente che lo showcase inizi a breve in world premiere, con anche un pre-show a questo punto, perché sennò ho iniziato 30 minuti prima, anche troppo presto. Magari a questo punto possiamo andarci a vedere qualche articolo che magari tratta, se posso, vediamo un po', aspettate un attimo, no, facciamo un refresh, che magari parte anche il trailer di presentazione. No, c'era un trailer di presentazione per questo showcase, ragazzi, che più o meno era lo stesso trailer di presentazione anche di quello dell'anno passato. Comunque, vediamo un po' di cosa tratterà il THQ Showcase per il 2023. Per esempio, vediamo un po'. Questo è il canale ufficiale, eccolo qua. Oh, via sta roba, non la voglio. Uffa, devo per forza accettare tutta questa roba, non mi interessa. Andiamo a vedere, per esempio, ecco questo qua. Vabbè, l'evento questo qui risale, cioè la presentazione dell'evento risale all'aprile del 2023, cioè sempre di quest'anno. Giochi presenti, date, orario e orario dell'evento. Vediamo un po'. Annunciato la seconda edizione, tra l'altro effetti è prestissimo ragazzi, cioè il secondo evento è giovanissimo come evento showcase. Tra l'altro anche questo del tutto assente durante i maxi eventi di quest'anno, per scelta, proprio scelta di THQ comunque, che ha voluto dedicare un intero evento a sé stante sostanzialmente. THQ Nordic ha annunciato la seconda edizione di questo showcase digitale, riproposta dopo il successo dell'evento del 2022. Torna quest'anno ore 21 italiane, bla bla bla, tra cui sicuramente ci permetterà di scoprire novità su che cosa? Produzioni, in particolar modo da parte dello studio, il reboot di Alone in the Dark, l'Outcast 2 A New Beginning, presentato tra l'altro durante lo showcase dell'anno passato, quindi 11 mesi fa, e poi molti altri giochi in sviluppo e world premiere vari. Quindi avremo per esempio, la presentazione di Trine 5 A Clockwork Conspiracy, un gioco adventure platforming che conosco i primi 4 capitoli e sta per uscire il 5° nuovo capitolo effettivamente. Poi vedremo anche la presentazione di Gothic Remake, anche quello ormai ragazzi è
stato annunciato tantissimo tempo fa, e molti altri giochi ancora, tutto a cura di THQ. Sinceramente sono abbastanza curioso della cosa, non vedo l'ora che inizi per bene, ma veramente non so che cosa aspettarmi. Io quasi quasi spererei addirittura nell'arrivo di un Darksiders 4, un famigerato Darksiders 4. Che è successo? Perché mi si è bloccato... Ah, non è che mi si è bloccato. Sono in un terribilissimo ritardo. Aspettate un attimo, riflesso... Ecco qua, perfetto. Ok, non so perché ragazzi, lo vedevo in un fortissimo ritardo la live Twitch, perché io sto seguendo la vostra chat eventualmente, chi vuole commentare, io seguo da cellulare praticamente, anche se in realtà questi generi di live li posso seguire tranquillamente in tempo reale, anche in questa maniera, quindi guardando lo schermo ho comunque sott'occhio da OBS sia l'evento che la vostra chat in bella vista, quindi in realtà... Non ho proprio bisogno del cellulare. Tuttavia in questo caso ho potuto vedere e riflessare per ricontrollare che tutto funzionasse come si deve. Anche perché ultimamente Twitch ha dato non pochi problemi, sinceramente parlando. All'ultima live addirittura un nostro iscritto mi ha fatto sapere che per qualche motivo la sua, tipo il follower che c'aveva con noi era stato rimosso. Boh, vabbè, sarà stato un piccolo errore in generale. A ogni modo, ragazzi, presto inizierà. Mi sa che a questo punto il pre-showcase non c'è. O c'è ed è tipo un quarto d'ora buono, sinceramente parlando. Io avevo capito che sarebbe stato uno showcase. Però, boh, vediamo un po' se... Perché a volte ci sono dei pre-show che sono in tutt'altro evento. Però questo è il canale ufficiale THQ Nordic, quindi sono abbastanza sicuro che funzioni. Sì, vabbè, questa è pubblicità del cavolo. Fatemi un po' vedere. No, stessa cosa. Questo è dal canale IGN, ma è la stessa cosa, ragazzi. Preferisco seguirlo dal canale ufficiale, allora THQ Nordic direttamente. A questo punto, guardiamoci magari qualche trailer dei giochi attesi. Per esempio, trailer di Alan... No, è Alan Wake. Sì, magari Alan Wake, ma che non è dei THQ, è Remedy quello. Alan in the Dark. Alan... E poi non è Alone, è Alone che appunto, solo Alone in the Dark. Chissà per... Ecco, trailer... Perché chissà perché non me lo faceva? Comunque, eccolo qua. Questo è il trailer ufficiale, official reveal trailer, risalente a 11 mesi fa, proprio durante l'evento, tra l'altro, dedicato probabilmente. Questo è invece il teaser trailer dedicato, mi sa, sempre al gioco... Ma se non mi sbaglio qualche giorno fa c'è stato un annuncio dedicato ufficialmente anche per la Collector Edition. Per esempio questo è il trailer di 11 mesi fa. Vediamolo un attimo. La demo è ancora del tutto scaricabile e giocabile da PlayStation Network, grazie anche da versione PC. Dopo averlo giocato posso dire... Che mi è sembrato quasi un Dutch Picture Anthology. Cioè, su quella falsa riga come videogioco, ragazzi. Perché penso che si fonderà molto sull'esplorazione. Però in Alone in the Dark avremo a che fare anche con entità con cui potremo effettivamente combattere direttamente con una certa libertà d'azione. Entro certi limiti. Ma credo che l'essenza pura di Alone in the Dark sia più la sua esplorazione e la tematica che affronta, la storia che narra. Un horror più... mistero psicologico, una cosa del genere. E in effetti Alone in the Dark mancava da parecchio nel panorama videoludico. E tra i vari Resident Evil e i Silent Hill che stanno ormai tornando in pompa magna ci voleva qualcos'altro. Purtroppo la demo in sé mostra soltanto una fase di esplorazione molto breve e nulla sullo shooting. Speriamo che oggi mostrino qualcosa di molto più intrigante, sinceramente parlando. Come stiamo andando qui? Ancora niente? Riflesso giusto per sicurezza. Oh, sta per iniziare. Ah, adesso sta per iniziare, a 20 minuti di distanza, ragazzi, pure il countdown. Allora niente, non c'è un pre-show. A meno che non sia pre-show e show tutto completo, ma l'evento inizia effettivamente alle 21. Ma allora quanto dura l'evento? Spero non troppo, ragazzi.
Ho deciso di seguire questo evento in diretta per una volta tanto, proprio perché semplicemente era in un orario decente. Io non faccio mai live serali, non più. Una volta facevo solo live serali, ora invece faccio quelle pomeridiane perché mi tornano molto meglio. E anzi, a tal proposito ne approfitto per dirvi questo, ragazzi. In realtà da domani, ma diciamo dalla prossima settimana, perché il fine settimana io ce la faccio tranquillamente, per motivi di orario lavorativo, diciamo anche. Durante dalla prossima settimana, praticamente, fino all'inizio proprio, diciamo, di settembre, più precisamente nel periodo che va dal 12 agosto al 3 settembre, ragazzi, nella linea, nella tratta di linea, di treno che io prendo ogni mattina per andare al lavoro, ci saranno dei lavori di potenziamento. Di conseguenza, Trenitalia ha fatto in modo che molti treni o non partano proprio o ci sia un servizio di bus sostitutivo. Io riesco a prendere comunque dei treni ideali per me per andare al mattino, un pochettino meno per il ritorno, che mi fanno tornare a casa un pochettino, in realtà molto più tardi rispetto al solito, anche di mezz'ora o più, una cosa del genere, perché io considero sempre che sicuramente, tra il fatto appunto che mancheranno molti treni, pure il servizio bus, la gente che pur essendo in vacanza molti, ma comunque molti utilizzano il servizio di treno in ogni caso, anche se durante il periodo estivo sembra calare, ed è così, cala il numero di persone che effettivamente sono in giro quotidianamente, diciamo, con questo lavoro in corso sostanzialmente i treni a disposizione sono meno, di conseguenza molti treni saranno comunque abbastanza pienotti. Io ci scommetto quel che volete, ragazzi, quei pochi treni che effettivamente circoleranno in quella tratta che io faccio per riportarmi a casa sicuramente saranno pieni, e siccome saranno pieni ci vorrà tempo per la preparazione e la partenza del treno. Di conseguenza faranno ritardo, e facendo ritardo, aggiunto al fatto che gli orari sono completamente diversi adesso per il ritorno, per tutta quella fascia di tempo, quindi dal 12 agosto fino al 3 settembre, ragazzi, molto probabilmente le live le faccio. No, le live le faccio comunque, a prescindere, però inizierò più tardi e probabilmente finiranno prima, cioè in generale, ragazzi, non le farò durare tantissimo. Mi rode un po' questa cosa, purtroppo, ragazzi, veramente, io, soprattutto ora che volevo iniziare assiduamente a fare molti altri video gameplay proprio in vista dei nuovi giochi in arrivo a settembre. Però è per motivazione di tempistica, ragazzi, cioè io torno a casa, devo mangiare, sarò comunque abbastanza stanco, di solito prima di iniziare le live mi dedico qualche minuto per me stesso, per starmene un attimo tranquillo, diciamo, dopo aver mangiato, soprattutto perché non è che voglio mangiare per strafogarmi e poi subito buttarmi sulle live, non è neanche salutare la cosa, non è neanche un lavoro, è solo un hobby, quindi non è che lo faccio perché mi piace, mi diverte, ma non voglio farlo diventare una cosa pesante. Di conseguenza io arrivo, mangio, poi con calma comincerò a preparare la live, sicuramente inizierà molto più tardi delle 3 per intenderci. Però cercherò di farle durare il giusto. Purtroppo, ragazzi, non potrò farle durare quanto di solito le faccio durare ultimamente. Molto probabilmente la butto lì 2 ore precise o anche meno di 2 ore. Quantomeno cercherò sempre di farle durare almeno 1.5 ore a testa. Almeno per tutto questo periodo, si intende. Attenzione, ragazzi. Non intendo che smetto di farle, anzi. L'unica cosa, appunto, è che slitteranno un po' gli orari soliti, consueti, a cui sono abituato, ecco, diciamo. Però è una cosa solo temporanea, soltanto per l'ultima metà di agosto. Quindi resistiamo queste 2 settimane e mezzo, perché dal 14 fino al 31, diciamo 2 settimane e mezzo, perché poi dal 3 in poi di settembre tutto dovrebbe ricircolare tranquillamente normale. Di conseguenza dovrei poter riprendere i soliti consueti orari, sempre ammesso che anche questi non subiranno ulteriori modifiche in futuro. Ragazzi, staremo a vedere. Io mi auguro di no, mi auguro che sarà tutto a posto. Nel mentre vi ricordo quali saranno i giochi che stiamo giocando adesso. Sto facendo Final Fantasy, God of War, che mi stanno tenendo impegnato tantissimo, ragazzi, attenzione. E poi è mia intenzione, come terzo gioco, dopo aver completato The Callisto, a questo punto iniziare Mortal Kombat 11. Quindi se in realtà gli dedico anche 1.5 ore testa live, va più che bene. Non è un gioco particolarmente lungo, anche comprendendo il DLC. Sono giochi che mediamente durano 6 ore qualcosa. E che è sto casino qua fuori?
Scusate un attimo, ragazzi, è successo qualcosa qua fuori. È qualcuno che urla in maniera orribile. Gente strana forte, ragazzi. Niente, c'erano due padroni con il loro cane. Taglia piccole, non erano. Beh, io pensavo per un attimo, perché ho sentito una bambina gridare in maniera orribile. Lì per lì pensavo, oh, che cacchio è successo? No, niente, semplicemente due cani si azzuffavano fra di loro. Ed erano cani comunque di taglia piccole, attenzione. Ma io continuo a non capire perché continua a fare ritardo, ragazzi. Io riflesso. Io sto riflesciando continuamente. Ma sembra che la live si blocchi a me. Da cellulare, almeno. Spero che almeno da dal sito ufficiale funzioni abbastanza bene, invece. Qui sembrerebbe funzionare senza problemi. Da cellulare mi dà problemi, ragazzi. Non so voi, ma a me mi dà problemi. Ogni tanto torna, ogni tanto rifunziona. Vai, speriamo in bene. Perdonatemi, ragazzi, se la luce della webcam fa schifo. Ma perché... annottata adesso, tra le altre cose, adesso le giornate si stanno pure accorciando, di conseguenza c'è molta più c'è molta meno luce rispetto al solito. Ah, no, niente, oh, ragazzi, da cellulare mi si blocca proprio. Aspettate, provo a uscire e rientrare. Beh, almeno cambia un pochettino l'immagine. Twitch dà parecchi problemi ultimamente. L'app, l'applicazione più che altro. Ma è chiaramente c'è anche qualche problema. Non solo dall'applicazione stessa. Quindi, oh, il pre-show inizia tipo 12 minuti prima. Tutto qua. The Handy Game pre-show. Ok. Previews of upcoming attractions. Get ready for the most bombastic four-player co-op shooter that you've all been waiting for. And if you think there's nothing new, we've got a surprise for you. Parish packs on an all-inclusive new update, Exodus. And most importantly, it's questi pre-show sono sempre fantastici, molto divertenti. Gameplay of Parish Exodus. Parish Exodus. Non conosco, sinceramente parlando. È un gioco comunque online cooperativa, da quel che ho capito. Ambientazione particolare. Ma è una cosa tipo alla Serious Sam, diciamo. La tipologia di gioco è quella lì, insomma. Open Killer, vai. Ho fatto più o meno l'esempio degli unici giochi di quella tipologia che conosco, quindi... Epic Games Store, GOG, sempre PC, ovviamente. Oh, no, in arrivo su anche le altre console, ho capito. Sarà sicuramente solo in digitale, comunque. And now... A head full of air, a body full of passion, to solve the cryptic puzzles in a Metroidvanian world. Starring head, testa. And body. Starring testa e corpo. Puzzle platforming. Hey Red. Chissà se posso cambiare, ma non credo, vero? Provo ad aumentare un po' il contrasto. Anzi, il guadagno più che il contrasto. Provo ad aumentare un pochettino il guadagno. Beh,
pochettino, ma in realtà non è che migliora più di tanto, ragazzi. Non ho una buona fonte di luce. Veramente, in questo momento l'unica fonte di luce è, come al solito, la luce al neono che ho in camera. Devo cambiare con qualcosa di più luminoso, magari a LED, più che al neon. Che comunque da lassù, sì, può sicuramente aiutare se illumina meglio la stanza. Ma soprattutto in taluni casi, quando faccio quelle magari notturne come questa, servirebbe una luce frontale magari, o laterale. Niente ragazzi, io non so come o quando si riblocca, io riesco a vederlo tranquillamente. Io da qui vedo che siamo a 8 minuti e 54, qua invece mi fa quello vecchio a 9:34. Anzi, si è pure ribloccato. E niente, l'applicazione ragazzi non funziona, l'applicazione non funziona. L'app Twitch stasera non mi vuole funzionare, non so perché, non so com'è, non so chi è. Ah, mi ha proprio fatto uscire. Oh ragazzi, veramente io non so cosa c'abbia oggi l'applicazione di Twitch, eh. Vi consiglio caldamente di guardarlo allora da PC piuttosto che dal vostro eventuale cellulare. Lethal honor is exactly what your gore-loving heart has been waiting for. Let's have a look at some brand new gameplay. La live sta andando, io sto riprendendo, quindi sono abbastanza certo che funzioni tutto. Lethal Honor, Order for the Apocalypse, stile fumettoso. Eh sì, è un stile fumetto, mi piace lo stile. No, niente, non so perché, ragazzi, l'applicazione da cellulare non funziona. Vabbè, lo stacco. Non seguo la live da qui, tanto ce l'ho lì. Il resto dovrebbe funzionare tutto, comunque. Ops. Lethal Honor, onore letale. And now for something completely different. Ok, e ora qualcosa di completamente diverso. Se ci dobbiamo credere. Good day, fellow city builder. With Townsman VR for PlayStation VR 2, it is now more immersive than ever to build your own medieval town in virtual reality. Let's dive in. You can use your hands to move around freely and grab with both hands to rotate and zoom. Or use one of the thumbsticks. So, how do you build your own town? You simply choose a building and freely place a construction site. PlayStation VR, ovviamente. Then just wait for your workers to get the required resources. Costruisci, fai crescere. Well, or you give them a helping hand. Oddio! The adaptive triggers will create some resistance if you hold something in your hand. No! Oh. The farm is finished. Your worker has turned into a farmer. You can just drag them on other targets to assign new jobs on. Questi hanno visto l'episodio di Futurama in cui Bender gioca a fare Dio react to any shortages. E aiuta a crescere una comunità di piccoli alieni che crescono sul suo corpo. You must make sure you can train soldiers to defend your islands. Oh
Yeah, you can feel everything you touch with detailed haptic feedback. Ooh. No matter if it's trees, water, buildings, rain, thunder, I could go on and on and... Ow. I understand. I'll stop talking now. Start building in Townsman VR now. Let's get constructive. Infatti io comunque ragazzi più ci penso e più credo che il VR non lo prenderò mai nella mia vita. No veramente, non, alla fine non mi interessa proprio. Vai di giochi classici e via. Giochi classici nel senso di giocare con lo stile classico. Sparks An Automation Adventure. Mancano 3 minuti, c'è tempo giusto forse coming per una soon. O due presentazioni veloci. They threatened him with death. They threw him in a pit. They banished him from the commune. Now it's his time to make a stand. One rat will rise and di nuovo un gioco su un topo. Stay tuned for a Rat Quest. Rat's Quest. A Rat's Quest. Questi si sono ispirati a Ratatouille, sicuro. E magari... Guardate che lo prendo. Questi per me si sono ispirati a Ratatouille e... Anche a questo per me. Ghost of a Tale. Dove il protagonista è un topo, infatti. Che però non è dagli stessi creatori, credo, eh. Well, wish granted. Sì, 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 chiara ispirazione a Ratatouille della Pixar qui, dai, allora. Perché non è un topo, effettivamente, un topo, ma... Cioè, ha l'aspetto di un topo, si comporta come un topo, ma ha l'aspetto molto cartunesco. Brothers in mischief, forever. Sembra ancora un po' acerbo, sinceramente parlando, eh. That's all. We hope you've had a wonderful time with these upcoming games. Now, enjoy the sensational THQ Nordic Digital Showcase. Oh, and just one more thing. Coming soon? Mamma, e poi l'hanno cambiato in coming soon? Get more out of life. Play video games. Carino come pre-showcase, dai, allora, rapido, veloce, presentazione semplicemente dei videogiochi senza gente che parla troppo. Ora invece ci sarà sicuramente, se è più o meno l'impostazione come quelle dell'anno passato, ci saranno un paio di presentatori, commentano davanti alla telecamera con uno scambio di battute, presentano giochi a ripetizione. Tra giochi già presentati, ovviamente io voglio vedere un approfondimento in particolar modo di Halloween Dark, però ci saranno molti altri approfondimenti di altri giochi, appunto Outcast 2 e altri giochi simili a questo. Poi i World Premiere, assolutamente, e sono curioso di vedere cosa magari hanno in serbo quei THQ. Se sono World Premiere e sono proprio loro, vuol dire che è tutta la loro produzione. Io questa cosa proprio non la capisco, ragazzi, perché Twitch dà così tanti problemi e in questo momento dà problemi solo l'applicazione Twitch, tra l'altro. Forse dovrei toglierla e riscaricarla poi.
Tra l'altro il wifi mi sa, ragazzi, anche, oddio, speriamo di no, perché se dà problemi il wifi, ogni tanto dà problemi anche il wifi, sinceramente, ultimamente. Per esempio, avevo il wifi attivato, ma per qualche motivo era disattivato. Cioè, non compariva il simbolo del wifi. Oh, I ain't dark. It's been a while since I last talked to anyone like this. Things are pretty good for once. I got a job. Taking a client to visit her uncle at Tercetto. You know what that is? It's a place where you go when you need a vacation. But it's your family who thinks you should go rather than something you decided on your own. I'm sure it's a fine institution, but that place always felt inevitable to me. Like I'm chained to it. Or like it's keeping me around for something. Like there's something I'm supposed to do. Qui vogliono far vedere con tutte queste faccettine. Voglio far vedere il lavoro che c'è stato dietro, il motion capture probabilmente. I know what it sounds like. But it's not what you think. I'm not afraid of that place. I just... Ok, speriamo che l'applicazione continui a funzionare, ragazzi. I don't want to dig up the past. Sì, download del prologue. Infatti è una demo prologo del gioco stesso. Che la rende una demo, infatti, un pochino strana, eh. Eh no, ragazzi, mi si è ribloccata di nuovo l'applicazione. Non so che dirvi. Proprio non può funzionare l'applicazione. Oh, se non funziona, non funziona. Non posso farci niente. Stacchiamole e basta. Wow, it's so beautiful. South Park! No day. The most magical of days. In a young child's life. Addio, addio, addio! Yes! Oh no! There's no kid! It's a snow day! South Park Snow Day? Ah, ma... Non è un gioco South Park come siamo stati abituati degli ultimi due, ragazzi, eh? Ah, un cop multiplayer 3D. Ah. Nel 2024. Si vociferava di un nuovo gioco South Park, ma io speravo un terzo capitolo. Toh. A parte che non sono loro che l'hanno fatto, quindi non so se poi hanno acquisito loro i diritti. Fanno un gioco su South Park, questi. I primi due giochi South Park l'ho adorati. Però solo versione PC, ragazzi. Recuperateveli e giocateli. Se siete fan della saga del cartone, giocateli, perché sono fantastici. Ma solo versione PC, perché le versioni console sono censurate, la fa schifo. He remembered Adelpha as a vast and beautiful ecosystem where every living thing has its place and its purpose. What the invaders. Questo è Outcast 2. Primo gioco risale al 1999 e l'hanno presa lunga di nulla per fare il secondo capitolo. Chiaramente è passato in mani di tante persone. Quando un gioco vi è rispolverato dai meandri di qualche cassetto, probabilmente ha detto prendiamolo e facciamo noi il seguito. Dal 99 ad oggi, ragazzi, ne sono passati, Il tempo è passato. In perfect harmony. Discovered our secrets
learned how to nurture our creatures. Comunque questo non mi interessa minimamente. Nourished our plants to understand that they only grow together. And he learned to influence this delicate system for the better. The more effort he put in, the greater the impact. A true hero starts his journey any place he chooses and eventually makes a difference. L'adventure open world. Sicuramente molto ambizioso, probabilmente, però. Cioè, sembra esserci parecchia libertà di azione e di movimento, visto che abbiamo la possibilità di volare in un mondo così ampio e vasto, But you can't become a citizen of Adelpha and change our world without it changing you as well. Outcast, a new beginning. Beh, non è infatti numero due, è a new beginning. Quindi potremmo definirlo anche in questo caso una sorta di reboot, forse? Catturato in game. Gioco di corse in piste fuori di testa, va bene. So, how did you create that? Well, so I started back in Red Hill County, you know, over along the coast. But then I split the track between Grizzly River and Smoky Hill. Turned one half into a western town. Io già mi immagino la gente come si sbizzarrirà proprio a creare i più strani astrusi. Just watch. Puoi creare le tue piste, personalizzarle come meglio credi. Sicuramente saranno roba anche condivisibile online. All by yourself? Well, Bubba, Sarah, and Scooter all helped me. Once we found out about the loops, things got a little out of hand. Qualcuno li farà finire nel nulla sicuro. So, what do we do now? What do you think? We play! Oh, wait, 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 wait. What? Do you really want to race in that? I got you. Scelta tra tante diverse tipologie di macchine. Personalizzabili probabilmente colore, targa, va bene. Satisfied? Much better. Ridagli ragazzi, per qualche motivo il wifi mi abbandona. Arriva e ritorna, cioè mi sa problemi con la linea. Cioè, la linea diretta vedo che funziona, spero che Twitch non mi abbandoni, perché a volte è successo. È il mio cellulare che mi sta facendo i capricci, di già, eppure è nuovo, non particolarmente vecchio. È già da rottamare, da far controllare? Per ora sembra funzionare, lasciamolo così in bella vista. Attualmente non gameplay footage, va bene? Immagino vorranno lasciare un approfondimento su Alone in the Dark più avanti. Per ora non mostrare semplicemente una cosa già precedentemente già vista. Cioè la presentazione del scaricati la demo prologo attualmente disponibile. E poi il gioco uscirà a ottobre, se non mi sbaglio, quindi... Niente, si è bloccato di nuovo, ragazzi, non so che dirvi. L'applicazione Twitch non funziona, basta, è inutile insistere. Stasera non può funzionare, ragazzi, per qualche motivo, no?
other plans. Che c'è, mo? Show them no mercy. Staining their strands with darkness. Sembra una minaccia grave. Quelle devono essere le parche. Siamo in Grecia, Sparta. Tell us the whole story. Tell us about hope. Qualcuno in grado di contrastare questa minaccia, questo dio oscuro, diciamo? Titan Quest. Però comunque non esclusiva, ma comunque Titan Quest 2. Comunque questa è next gen da quel che abbiamo visto. Orders, Major. Obtain safe passage home. Reach Vladivostok on an armored train. Command Czechoslovak soldiers stranded in a hostile land. Explore war-torn cities and the Siberian countryside. Deploy squads from the train to explore the surrounding area. Lead your soldiers in real-time tactical battles. Move behind enemy lines. Strategico, quindi. Prepare to fight your way to freedom. Face challenging situations and unexpected obstacles. On this relentless journey, you will realize that your troops are not units, but people. Do whatever it takes to prevail and keep your soldiers alive. Watch them rise through the ranks and unlock new skills. Your train will require constant care and attention. Instruct your crew to manage the train efficiently. Repair combat equipment and craft spare parts. Realize the train's full potential by unlocking new upgrades and enhancing its durability. Reach a safe depot and exchange cars or locomotives. Stockpile and trade supplies. Keep going. Or the suffering and loss of all those under your command will have been in vain. This is your last train home. Nah, non è proprio il mio genere. Frozen Bite. Ah! Come on. Questo è Train. Hey. Gioco puzzle gaming. Get the plank over there. Multigiocatore, perché multigiocatore cooperativo, yeah. Più che altro. Fino a 4 insieme, se non sbaglio, perché 4 sono i personaggi. Shield charge it. Si può tranquillamente giocare anche in uno, utilizzando tutti e quattro i personaggi in base alla propria alla abilità che uno utilizza. Hey. Ogni personaggio ha abilità specifiche per avanzare. Get behind me. Se giochi da solo, ovviamente hai necessità di fare tutti e quattro contemporaneamente. We need help. Yeah. Venga. No worries. It's pretty easy.
It's easy, certo, easy, easy. Se vi piace il genere, ragazzi, potete trovare tutti e tre, anzi tutti e quattro i vecchi Let's capitoli, go, anche i più vecchi nella loro versione Enhanced, in un unico pacchetto PlayStation 4. Penso sia facilmente trovabile, non lo so, perché è un po' di anni che era in giro. E il quinto ormai sta per uscire anche su PS5. Ready for round two? Yeah. Yes, sure. Tutte piattaforme, compresa Switch e PC. Mirage Game Studios. Catturato in game, ok. Perché? Poverino! L'avevamo già visto questo, mi sembra, o comunque vaghi ricordi, mi sembra di aver già visto questa cosa. Vari biomi, creature strane, sopravvivere e costruire, quel genere lì, insomma. Particolari le creature aliene. Space for sale. Closed beta. Iscriviti per la closed beta. Space4.it THQ Nordic. Ah, è sopravvissuto quel piccoletto, meno male. Mosse mi annunciano pure un Darksider 4, che l'anno scorso un leak vociferava del fatto che poteva essere una roba tipo la Destiny. Sinceramente parlando, non ne andrei ai pazzi, io vorrei proprio un capitolo 4 conclusivo adventure con tutti e quattro i cavalieri dell'apocalisse insieme, visto che in realtà hanno fatto tre capitoli per ciascuno dei cavalieri e il quarto capitolo Genesis, diverso dagli altri giochi in cui c'era il quarto cavaliere dell'apocalisse, che veniva introdotto nel terzo capitolo per l'appunto. Però non lo so, ci vorrebbe un capitolo veramente conclusivo di tutto con tutti e quattro i cavalieri utilizzabili, magari. Personalmente quello che ho preferito è stato il secondo, con morte. Why of the Hunter. Già uscito. Non vado pazzo per questo... Allora, immagino sia... Non so se questo era un gioco di caccia, nel senso che c'è un cacciatore che va a cacciare gli animali, eh. Ma già la caccia vera nella vita reale non mi garba per niente. Posso già capire nei videogiochi, ma non mi attira come genere. Se poi parliamo di leoni, ultimamente avete sentito che, boh, stiamo facendo un casino come specie umana, ragazzi. Abbiamo cacciato e distrutto così tante specie, anche attualmente, che non abbiamo neanche un'idea. Psycom, Code Red, issue an immediate retreat order to all GDF units in 10 miles. Get our troops out of there. Anche leoni sono ormai sul loro estinzione. Fire back. Get our drone fleet in the air and get me a satellite. Il loro numero si è abbassato parecchio. Reinforcements on their way to you. Pull that base apart.
they've discovered a strange property. On a large scale, the event could be catastrophic. Credo che non riesco a capire se questi sono trailer, in, cioè CGI in game o trailer creati appositamente per il tipo di gioco. Tempest Rising, ma penso sia più il secondo che ho detto. Non credo che ci siano molte cazzi di gioco in un gioco come questo. Immagino sia ad accesso anticipato su Steam questo genere di gioco, no? THQ Nordic Presence? Alchimia Interactive Production? Uncharted, sei tu? No, non è Uncharted. Ah, questo è Gothic Remake, sicuro. Ma sicuro è Gothic Remake, dai, no? Ma che fai, Ruby? Get out of here! Calm down. I'm going. Good choice. You have I'm a good day too. Don't have those fucking excuses. You think this is a joke or what? Bel mondo, eh? Reason you're still breathing. Stop! Such a you idiot! What a fool! Gli ha rubato i soldi. There's the line. But you had your share, Matt. Get lost. Get lost. I'm hungry. Nobody wants to. Oi, you twat! What was that? Sorry, you fucking twat. Mess him up! Bring him up! Time to put that booty to good use. Still taking bets? Sure. That's a big boy! Come on, fry him! Yeah! I really thought you could get away with this, eh? Wait. PS5, Xbox, PC. Nickelodeon? Se c'è di mezzo Nickelodeon, no, come cavolo si pronuncia? Dai creatori di Teenage Mutant Turtle lì? Allora, vediamo una maschera. Candele che si spengono. Colore seppia, frecce, ok. Teenage Mutant Ninja Turtle, The Last Ronin. In sviluppo. Ok. Tutto qua? È finito? Posso dire la sincerità, ragazzi, se è tutto qui è me. What's the matter, Emily? Why are you so sad all the time? Nothing is the matter, nothing at all. There's nothing for me to be sad about, nothing to do, to love, to see, to be. I just feel. Un noir horror, ok. But that's all right. I think we're c'è una buona lavorazione dei modelli dei personaggi principali, dai. L'espressività, il modo in cui si muovono. Penso che abbiano fatto un buon lavoro in tal senso, dai. 10 years now. More even since he died. A che modelli sono fatti? He died a hero. He died, so now nobody asks anymore. Nobody asks. Ma anche questa è una presentazione delle scarica ora la demo prologo? Io volevo un approfondimento su Alone in the Dark, sul gameplay. In the dark. È tanto complicato farlo?
Vuoi dire, no, niente. Prima c'era lui, ora lei, perché avremo due personaggi giocabili. Beh, forse almeno tre, considerando anche la ragazzina che era giocabile nel prologo, per l'appunto. Però sappiamo come minimo che abbiamo la scelta di due personaggi principali all'interno di Halloween Dark Remake. E che in base a chi sceglieremo, quindi ci sarà anche rigiocabilità, perché per l'appunto vivremo un'avventura un po' diversa. E forse finale diversa a questo punto, allora. Sì, ok, Way of the Hunter, cosa di caccia. Sinceramente parlando, non mi garba, ragazzi, la caccia, né finta né reale. South Park 3D Multiplayer Coop è stata la sorpresa. Questa non me l'aspettavo, ma non è che mi garbi, perché io adoro i giochi in quello stile 2D, come hanno creato il primo South Park e il terzo. È il terzo, è il secondo. Scontri diretti. Il gioco di parole anche in italiano funziona bene, dai. Quindi lo showcase è già finito? Ok che dura poco. Cacchio. Alla fine cioè, siamo stati qui un'ora quasi inutilmente, perché a 10 alle 21 c'era il piccolo pre-show e poi in mezz'ora neanche lo showcase effettivo. 37 giochi in sviluppo? Senza contare anche l'indie games pre-show, non inclusi. Vabbè, ok. Allora, ragazzi, voglio essere sincero. Non mi ha detto nulla sto show, sinceramente parlando. Non che intanto ci fossero chissà quali giochi che attendevo particolarmente. Io personalmente solo Alone in the Dark. E non ho visto niente. Io pensavo ci sarebbe stato qualche approfondimento, visto l'uscita ormai imminente a ottobre di Alone in the Dark. Pensavo che ci sarebbe stato un maxi aggiornamento riguardante come sta procedendo lo sviluppo, che ormai sarà comunque in fase avanzata, che facciamo vedere, non dico parti di gameplay, ma qualcosina, dai, sì. Cioè, piuttosto deludente, posso essere sincero, non mi ha detto nulla, non mi ha lasciato nulla questo showcase. Uno show abbastanza dimenticabile, sicuramente c'è qualche gioco indie che comunque ha attirato l'attenzione, ma che a me personalmente, io personalmente non giocherò mai comunque, perché non è il mio genere. E niente, neanche per i super blasonatissimi, sinceramente parlando, abbiamo visto chissà cosa, Quello che abbiamo visto prima, con questa carrellata con la telecamera, era Gothic Remake. E anche lì non hanno mostrato niente di più se non l'ambientazione e il mondo fatiscente in cui è ambientato Gothic, sostanzialmente. Trine, anche questo, ragazzi, penso che tutto sommato è un gioco abbastanza famoso per il suo genere, con già 4 capitoli all'attivo e un quinto in arrivo, anche in questo caso, che hanno fatto vedere un video trailer di 4 tizi, perché si può giocare in cooperativa fino a 4, che giocano insieme. Basta, cioè, per il resto, boh. Ma, in realtà non mi è piaciuto questo showcase, ragazzi, non mi è piaciuto per niente, perché non c'è stato niente di approfondimento. E in particolar modo Alone in the Dark, che dovrebbe essere il pompa magna, perché è il ritorno di un altro grande horror che si va ad aggiungere alla lista dei remake reboot di altre serie famose come i Resident Evil, appunto, e giochi similari. Niente, un paio di presentazioni trailer dei due personaggi principali che parlano e ti fanno vedere semplicemente la capacità di movimento del personaggio, il modello, sì, ok, abbastanza fatto bene, non grido neanche al miracolo, ma fatto abbastanza bene, e ti dico di nuovo, demo prologo scaricabile, che già mesi addietro era scaricabile ed era già stato presentato. In generale, ragazzi, io boccio questo showcase, non mi ha lasciato nulla, quindi va bene, almeno ho potuto vederlo, me lo sono tolto il sassino, perché comunque era uno showcase che volevo vedere, sinceramente parlando. Ma in tutta sincerità è poco o nulla. Spero che migliorino, è solo la sua seconda volta, sinceramente parlando. Spero che facciano qualcosa di meglio per le prossime volte. Non hanno neanche buttato giù qualche pezzo da 90, si potrebbe dire. Ovviamente al di là del rumor di Darksiders, che la saga non so, non si sa se continuerà o meno,
Non mi aspettavo quello. L'unica che effettivamente è stata un po' una sorpresa è stato South Park subito all'inizio. E non è comunque un genere di gioco che a me, che io apprezzo. Ma questa è una mia cosa personale. Poi magari qualcuno ha detto: no, South Park torna in cooperativa multi. Wow, l'unica nota positiva è che ci sono i doppiatori del cartone originale. Come al solito, quella ottima qualità. È bene metterci i doppiatori originali che subito la gente riconosce istantaneamente. Bene, detto questo ragazzi, io come al solito vi ringrazio per aver seguito questa live, scusate i problemi tecnici che ho avuto, spero che siate riusciti comunque a seguire la live nella sua interezza, senza problemi, spero che l'abbiate seguita o lo possiate comunque recuperare. Io l'applicazione non so che problemi c'ho ragazzi, sinceramente parlando, o stasera mi dava problemi, così come anche il wifi, perché ogni tanto il wifi mi sta dando dei problemi, ma è una cosa sporadica, però praticamente, non dico ogni giorno, ma abbastanza spesso me li dà questi problemi. Eppure la live, cioè la linea funziona perfettamente, la live è andata bene, vedo che OBS funziona, non so che dire in merito. Comunque vi ringrazio per aver seguito, come al solito vi chiedo di lasciare un pollice in su se il video è piaciuto e volete vederne altri, iscrivetevi sia al nostro canale YouTube che al nostro canale Twitch, entrambi i casi attivate la campanella degli avvisi per rimanere aggiornati. Voglio rammentarvi che le nostre live possono essere in qualunque giorno della settimana. Per sapere quando, visionate la sezione programmazione e informazioni di Twitch, dove trovate una lista quotidianamente aggiornata per quanto riguarda orario, data e argomento delle live. Vi ricordo poi che da Twitch le live vengono successivamente subito caricate sul nostro canale YouTube Corse Videoludica, dove trovate un video in anteprima ogni martedì, giovedì e sabato. Ancora una volta vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo nei prossimi video e prossime live. Ciao a tutti.